Pomeriggio a tutti, si sente? Sono la mia prima esperienza, si vede. Eh? Buon pomeriggio a tutti. Allora, io mi chiamo Regina Triuzzi, sono una volontaria dell'Associazione Salute Donna ONDUS. In realtà oggi avrebbe dovuto essere qua la nostra fondatrice, presidentessa Anna Maria Mancuso, che è stata citata diverse volte, ma per sovrapposizione di impegni, il mese di ottobre è il mese della prevenzione, è un mese densissimo di convegni, di attività, purtroppo non ha potuto partecipare, ha delegato me, spero di esserne all'altezza. Sono una volontaria da 8 anni, io ho conosciuto l'associazione in maniera abbastanza così occasionale insieme ad altre persone che vivono nel paese in cui io vivo da una cittadina della provincia, e siamo tutte persone che bene o male la malattia l'abbiamo conosciuta, poi perché era un familiare, un amico, poi in prima persona. All'epoca io avevo mia madre e quando padre, che erano tutti malati di tumore, mia madre, scusate, di tumore al seno, e io la vivevo da figlia e vivevo questa malattia in maniera assolutamente folle, perché è una malattia che colpisce anche le persone sane della famiglia, perché c'è un coinvolgimento al 300%. Nel mio caso specifico, essendo i miei genitori sono muti, sia io che mia sorella, che tra l'altro è quarta mi da supporto, perché mi sono portata anche la CLAC ed è volontaria che lei di Salute Donna con me, noi abbiamo dovuto seguire i nostri genitori facendo gli interpreti, interfacciandoci al 300% con i medici e cercando di trasmettere a loro, proprio questo lavoro di interpretariato, quello che i medici spiegavano, senza inserirci, senza che la nostra fertilità, le nostre preoccupazioni, le nostre ansie potessero influenzare quelle che dovevano essere delle libere decisioni, delle libere scelte della persona malata. Purtroppo mamma e papà non ci sono più e noi abbiamo deciso di cercare, se io e mia sorella, un'associazione che ci permettesse in piena libertà di coscienza di poter fare qualcosa nei confronti di questa malattia, al di sopra di qualsiasi tipo di schieramento, perché questa malattia purtroppo non fa distinzione, prende le persone sane, ma le persone che hanno già degli handicap come i miei genitori, prende delle persone ricche, povere, prende chi è di sinistra, chi è di destra, chi è bianco, chi è giallo, chi è nero. Abbiamo iniziato questa bellissima avventura conoscendo Anna e 2 anni fa, ahimè, ci sono cascata anch'io, io sono diventata paziente oncologica, ho fatto tutto il mio percorso, mi sono riconosciuta in tutte le cose che sono state dette oggi dai medici, sia nelle difficoltà che nei successi. E devo dire che vivere da figlia, vivere da paziente sono 2 cose completamente diverse. Sicuramente la cosa principale che ho imparato è che la prevenzione è il trucco, è un aiuto, è qualcosa che ti permette di affrontare serenamente anche tutto quello che segue, perché hai la serenità di pensare e di poter affermare che io in fondo tutto quello che potevo fare l'ho fatto, non mi sono fatto mancare niente. Salute Mamma ha questa mission, va avanti. Ha questa mission, quella di cercare di concentrarsi sul paziente, sulla sua famiglia, sulla persona e portare avanti tutto quello che è possibile per dare una mano, confrontandosi con le istituzioni, portando i servizi sul territorio, partecipando a 2000 progetti. Nasce 22 anni fa a Milano, per volontà della nostra presidentessa, che lei, giovanissima, con una famiglia prima di altra, con un bambino piccolo, si ritrova ad affrontare questa malattia. Però parliamo di 22 anni fa, 22 anni fa quando più o meno si è ammalata mia madre, e io mi ricordo che all'epoca non si parlava del tumore, si parlava del brutto male, e se uno era malato di tumore doveva nasconderlo, quasi si vergognava, era difficile parlare chiaramente, figuriamoci fare prevenzione. Noi ci siamo diffusi poi in tutta Italia, in Lombardia come inizio, ma poi in tutta Italia, abbiamo questi numeri, 9.400 iscritti, con tutta una serie di contatti sia nei centri di prevenzione e informazione, perché abbiamo degli ambulatori, accompagniamo degli ospedali, facciamo i corsi, facciamo l'assistenza sugli screening mammografici istituzionali, quando le ASL ci chiamano noi andiamo a aiutare. A proposito dello screening, volevo aggiungere un piccolo commento rispetto a quello che è stato detto all'inizio.
all'inizio dell'introduzione. Una decina di giorni fa io ho partecipato a un convegno di formativo per i pazienti in cui si parlava appunto dello screening e c'è stata una precisa domanda in base a questo, dicendo che ma i 24 mesi, i 2 anni dello screening sono per un motivo scientifico o per un motivo economico. Il relatore ha confermato che era per un motivo scientifico, però insomma, facendo capire che è una giusta mediazione. Io ero presente come paziente e dovevo fare il mio intervento come paziente. Dopo questa sua formazione ci siamo ritrovati in 4 insieme pazienti a aumentare, ma senza esserci messi d'accordo, sì, ma la qualità di vita. È vero 24 mesi, è vero che 24 mesi la malattia può essere diagnosticata, ma se la diagnostico magari entro i 12 mesi ho più possibilità di avere una migliore qualità di vita nell'affrontare la malattia. Capisco che ci sono tanti problemi economici, però questo dovrebbe far riflettere. Io ho sempre fatto i controlli annuali, il mio tumore era di 7 mm, era impalpabile, è stato scoperto da una mammografia, 15 di maggio è stato scoperto, io il 10 di giugno ero già operata. Sto bene, ho fatto solo la radioterapia, sto facendo solo la terapia ormonale, non ho fatto la chemio. Sono stata a casa dal lavoro 10 giorni. Ho subito un secondo intervento dopo un anno di un'altra patologia, perché ho scoperto di essere anche avere la mutazione del BRCA2 perché non mi faccio mancare niente. Sono stata a casa 10 giorni e sto conducendo la mia vita per quanto possibile e normale. Io credo che questo sia un successo della prevenzione. Le malattie non tutti hanno la fortuna di gestire come le ho potute gestire io. Di sicuro se io fossi arrivata un anno dopo, qualche problema in più penso proprio che l'avrei avuto, per cui è vero scientifico, è vero economico, ma io spererei che si riflettesse anche sulla qualità di vita. Cosa facciamo noi? Noi facciamo informazioni, supporto, assistenza a donne familiari, raccogliamo fondi per tutti i progetti, perché purtroppo non sempre i progetti si possono realizzare con le risorse istituzionali, ci abbiamo da fare. Facciamo molti corsi di formazione, sia sanitari che a popolazione. Uno dei corsi principali è sulla comunicazione, perché è uno dei punti principali. Dialogo e interazione con le istituzioni, ad esempio si parlava di Regione Lombardia che dà il contributo per le parrucche, per le creme, per la radioterapia. Sotto certo che noi siamo stati ascoltati in commissioni proprio per parlare di questi problemi. La nostra presidentessa, se si trova a Roma adesso anche per presentare un disegno di legge, che poi si vedrà più avanti, cerchiamo sempre di essere presenti dove c'è necessità a 360 gradi. Questo è tutto quello che noi facciamo, assistenza sociale, accompagnamento, formazione, sostegno, educazione motoria, facciamo anche i corsi di nordic walking, ci occupiamo anche del benessere, facciamo tanti convegni, i volontari fanno tanti corsi di formazione, partecipiamo a tutto quello che è possibile partecipare, perché è importante avere una conoscenza al 100% di quello che è possibile fare. Abbiamo una linea verde tramite la quale si può chiedere un aiuto per prendere appuntamenti, visite, anche di quelle piccole problematiche quotidiane che sono dei drammi, perché se io devo prendere una visita non riesco, per me è un dramma. Dove possiamo arrivare, arriviamo. Questa è la nostra postazione all'interno dell'Istituto dei Tumori, ma banalmente perché nasciamo proprio dall'Istituto dei Tumori e facciamo da riferimento a chi ha bisogno di un'indicazione, a chi ha bisogno di un'informazione. Tante volte basta poco per dare una mano. Noi facciamo delle visite ambulatoriali, abbiamo degli ambulatori, uno di questi lavora appunto anche il dottor Ciuffo, e abbiamo questi numeri, noi riusciamo a fare prevenzione, ma quello che facciamo in questi ambulatori è mettere in pratica tutto quello che viene raccontato durante i convegni. Quello che è stato affermato oggi, che va fatta una prevenzione a persona, ma in realtà è quello che noi facciamo, perché il senologo piuttosto che il dermatologo, perché noi ci occupiamo di 2 specialità, in sé allo scopo, oltre che fare la visita, fare la parte effettivamente clinica, è quella di spiegare alla donna come deve fare prevenzione, perché ogni situazione in sé, c'è chi deve fare un controllo di 6 mesi, chi una volta all'anno,
con una mammografia, con un'ecografia, con tutto quello che serve in funzione sia della propria storia clinica, dell'età, della situazione fisica. E quello che noi cerchiamo, ci prefiggiamo, è proprio dare un insegnare a fare la prevenzione. Poi se la vogliono fare da noi, ben venga. Vogliono farla da un'altra parte, l'importante è che la facciano, ma la facciano come si deve. Questi sono i numeri degli ambulatori per il tumore del melanoma, e tutte queste persone che accedono a questi ambulatori sono tutte persone che magari nel pubblico non riescono a trovare posto, che devono aspettare molto, e quando riusciamo a dare un minimo di servizio, ovviamente locale, dove abbiamo la possibilità di fare questi ambulatori, che il 99% sono presso le ASL, perché abbiamo anche questa sinergia, sono servizi che facciamo comunque in collaborazione con le istituzioni. Qui c'è tutto un elenco di tutte le borse di studio dal 1996, l'anno in cui sono iniziati i primi progetti, fino al 2015. Le nostre attività sono multiforme, dall'arredo di una borsa di studio per il sostegno psicologico all'arredo di una sala d'attesa, in funzione di quello che si riesce a fare. Se notate, i numeri all'inizio erano molto più importanti, man mano che si va avanti purtroppo i numeri diventano sempre più piccoli, in funzione di quelle che sono le disponibilità, le sponsorizzazioni, si cerca di dare una mano a chi ne ha bisogno all'interno anche dei vari ospedali piuttosto che nei vari dipartimenti, dando un piccolo aiuto. Abbiamo il progetto Moira, che adesso è proprio appena partito. Il progetto ha sostegno di un corso di supporto per pazienti operati al seno con l'aiuto di una psico-oncologa. Senza questo nostro contributo, purtroppo questo progetto non avrebbe potuto essere attivato, anche se può sembrare strano che in un ospedale non si possa fare questo tipo di lavoro, però mancando i fondi noi ci siamo attivati per poter dare questa opportunità. Questa è una sala d'attesa, di ADD l'abbiamo comprati noi, è banale, però dare un locale più accogliente dove uno non deve può passare il tempo in maniera un pochino più accettabile. Io questa sala d'attesa la conosco benissimo perché ci ho passato delle ore accompagnandosi mamma e papà, e vi garantisco che a parte il fatto che le sedie erano estremamente scomode, era molto tetra, e quando ci si ritrova con tutti gli altri pazienti non si fa nient'altro che parlare delle proprie disgrazie, e in un ambiente tetro le disgrazie diventano dei danni. Un aiuto può essere quello di rendere un ambiente un pochino più, diciamo, più piacevole. Abbiamo un progetto di orto sinergico, perché all'interno di Cascina Rosa si tentano queste culture nuove per dare delle lezioni anche per come fare degli stili di vita più sani. Questo è un altro progetto che abbiamo fatto sempre con la psicologa dell'Istituto dei Tumori. Ci sono dei corsi di medico in cucina, abbiamo i corsi di alimentazione naturale. Cerchiamo di insegnare quello che può essere tutto ciò che è necessario per un corretto stile di vita. I mercoledì della prevenzione sono delle conferenze, anche qui sempre informazione e informazione aperta a tutti. Queste sono delle particolari iniziative che sono state fatte in concomitanza con l'Expo, visto che il tema dell'Expo era l'alimentazione, hanno voluto fare questi aperitivi della salute con cose molto, molto sane. Stili di vita e benessere, convegni, qui sempre collegato con l'Expo abbiamo fatto una settimana di informazione alla Darsena, è un posto molto 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 bello, con un gran passaggio, cercando di fare delle mini conferenze disponibili per tutti, i famosi corsi di Nordic Walking che servono sia per le donne operate ma anche sempre con il progetto di stile di vita. L'autolinfodrenaggio, sempre per la stessa finalità. Insieme per vincere un convegno che è stato fatto a Monza lo scorso anno, in cui si parlava della Breast Unit. In realtà questo convegno, più che parlare della Breast Unit, parlava di tutto quello che è stato illustrato oggi, del modello che ha presentato il dottor Fenaroli, nel senso che è importante per il paziente che non debba arrangiarsi da solo, che trovi delle linee guida, che possa trovare una multidisciplinarietà, che possa trovare tutti gli specialisti a disposizione, possibilmente nello stesso posto, comunque collegati. In questo convegno venivano esposte tutte le varie fasi di questo lavoro, e c'erano anche delle testimonianze di pazienti che hanno dato delle indicazioni proprio anche su questo aspetto.
questo messo una scheda di quello che ci avete mandato, sì. Un po' come rispetto. Ma qui ad esempio ne mancano, sì. Ne mancano anche sì. Molti altri di progetti, ma quello che è importante, a me piaceva fare, stavo cercando questa scheda, perché era questo quello che volevo un attimino evidenziare, l'importanza del lavoro dei volontari. Questo è quello che noi abbiamo allegato nel nostro bilancio. È stata fatta una rappresentazione economica assolutamente provocatoria di quello che è stato il lavoro dei volontari. Cioè abbiamo fatto conto di tutte le ore che i volontari hanno lavorato per l'associazione, è stata fatta una valorizzazione come se fosse un'azienda ed è venuta fuori una cifra che è superiore a quello che è il volume dell'associazione. Questo a dimostrare che le ore che i volontari dedicano danno quel valore aggiunto, al di là di quello che può essere il risultato e l'obiettivo, proprio perché se non ci fossero queste persone che dedicano tutto questo tempo e che fanno capire che comunque c'è questo supporto per chi è più in difficoltà, le cose sarebbero sicuramente molto più difficili e molto più tristi. Vedere questi numeri, vedere rapportato tutto questo lavoro messo nel bilancio sociale sicuramente è molto gratificante per i volontari e molto stimolante. Questo è quello che noi vogliamo fare. Abbiamo il paziente che non capisce dove deve girarsi e poi alla fine è importante fare un po' di ordine e cercare di trovare un equilibrio, dando magari essendo presenti come guida.